prossimo integrale, che chiamiamo i, è dato da questa funzione razionale fratta. Qui il trucco è spezzare questa funzione in due integrali. In quanto riconosciamo il primo integrale è direttamente l'arcotangente, e nel secondo integrale vediamo che al numeratore abbiamo la derivata del denominatore. Infatti 2x è la derivata di 1 più x quadrato. Quindi chiamando 1 più x quadrato t abbiamo l'integrale di dt su t, che è il logaritmo naturale di t in modulo più la costante. Qui però non è necessario mettere il modulo perché t è 1 più x quadrato, è sempre positivo. E quindi possiamo sostituirlo direttamente con il logaritmo di 1 più x quadrato. La verifica consiste nel fare la derivata di questa primitiva, questa famiglia di primitive, cioè di questo integrale indefinito, e effettivamente si vede che derivando l'arcotangente otteniamo 1 diviso 1 più x quadrato, e derivando questo logaritmo abbiamo 2x fratto 1 più x quadrato, quindi ritorna la funzione integranda iniziale questa. Quindi l'integrale indefinito di questa funzione integranda, cioè tutta la famiglia delle primitive, è questa. Infatti, se andiamo a derivare le primitive, otteniamo la funzione integranda.